Segreti e dolori di Sigmund Freud. Vedete, questa è la recensione di un libro appena uscito. Eccolo qua il libro appena uscito, cari amici. Vedete, cari amici, riuscite a leggere? È un libro dedicato alla vita di Sigmund Freud, ai dolori e ai segreti di Sigmund Freud, cari amici. E io a Sigmund Freud ho dedicato tantissimi video. A Sigmund Freud ho dedicato tantissimi video. Io direi che la vita di Sigmund Freud la conosco a mena dito. La vita di Sigmund Freud la conosco molto, molto, molto meglio delle sue opere, anche se io le sue opere le ho lette quasi tutte, dalle prime opere, l'interpretazione di sogni, sino all'ultima, L'uomo Mosè e la nascita del monoteismo. Allora, quello che però non si dice qua, non credo che si dica in quest'opera qua si parla dei dolori di Sigmund Freud. Sigmund Freud è stato tormentato da un tumore alla mascella, non per tutta la vita, ma quasi. Poi è morto per questo motivo. La sua tesi di laurea fu dedicata, mi pare, alla morfina, all'eroina alla cocaina, ed egli poi fece uso di cocaina per tutta la vita, non abuso. In ogni caso ebbe tanti interventi alla mascella, tanti interventi, ma il dolore più grande di Sigmund Freud risiede nella domanda che Sigmund Freud si fece per tutta la vita, senza mai saper rispondere a tale domanda. Per tutta la vita, il grande Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, anche se egli è in un certo senso debitore anche nei confronti di Arthur Schopenhauer e soprattutto di Friedrich Nietzsche, soprattutto l'opera Genealogia della morale, ma non seppe mai rispondere alla domanda. Una domanda lo tormentò per tutta la vita ed egli non seppe mai rispondere a tale domanda. La domanda è la seguente: ma che cosa vogliono le donne? È vero, cari amici, è vero, informatevi voi. La famosa domanda che Sigmund Freud si pose per tutta la vita: ma che cosa vogliono le donne? E non seppe mai rispondere. E morì senza sapere rispondere a una tale domanda. Il grande Sigmund Freud, a tale domanda ha risposto Serafino Massoni, che sono io, in un celebre video di tanto, tanto, tanto tempo fa, intitolato "Che cosa vogliono le donne?". Ok? E io questo video di tanti, tanti, tanti anni fa ve lo metto nel riassunto di questo video, con il link, così voi potete andare a vedere quello che vogliono le donne. Perché io, Serafino Massoni, eccomi qua, io ho risposto alla domanda alla quale per tutta la vita non seppe rispondere Sigmund Freud, il quale morì senza rispondere a tale domanda. Ma che cosa vogliono le donne? Ecco, io ho risposto. Quindi voi andate pure a vedere il mio video "Che cosa vogliono le donne", di cui vi metto il link nel riassunto di questo video, capito? Ma io penso che voi possiate permettervi di leggere quest'opera, cari amici, e quest'opera ovviamente va integrata con i dolori, cioè parlando dei dolori che vennero procurati a Sigmund Freud dal fatto di non aver saputo rispondere alla domanda ma che cosa vogliono le donne? E io ho risposto a tale domanda. Andate pure a vedere il video che vi metto come link nel riassunto di questo video. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.